In questo video vi raccontiamo la seconda parte della nostra cicloavventura lungo la Drava, da Villaco a Klagenfurt. Prima di ripartire però ci divertiamo a perderci tra le vie di Villaco, che scopriamo essere una splendida città. Lasciamo Villaco sotto un cielo bellissimo, azzurrissimo, guardate che spettacolo, non c'è una nuvola e oggi ci attendono 40 km. Per i primi 10 km, costeggiando la Drava, incontriamo alcuni meravigliosi laghetti balneabili. Niente più piacevole che rinfrescarsi nelle loro limpide acque in queste giornate estive. Stiamo sistemando le bici. Pronti per il bagno? Bagnala, bagnala, bagnala! Abbiamo fatto una salita, è vero, 800 metri, con pendenza al 6%, per i bimbi è stata tosta, però stiamo pedalando in un posto fantastico, in mezzo a un bosco bellissimo che ci rinfresca dal caldo atroce di oggi. Ciao sole! Non ci fai paura oggi, guarda dove stiamo pedalando! Siamo letteralmente immersi in una foresta, in una betaia veramente stupenda. Wow, poi tra l'altro non ho i capelli, quindi top, la sento più fredda. A Roseg troviamo una minuscola chiesina in mezzo a campi di mais, con una corda collegata a un batacchio di una campana. I bambini si sono divertiti un mondo. Questo tratto di ciclovia è davvero meraviglioso e attraversarlo lentamente, in sella alle nostre bici, ci fa sentire parte integrante della natura che ci circonda. Che cosa ti è piaciuto di oggi? Vabbè, in realtà è stata bella tutta questa parte ciclabile, molto varia, bella, mi è piaciuta parecchio. E che ci siamo persi via, siamo partiti tardi e adesso ci mancano 10 km al campeggio. E Gabriel, guardate come lo stiamo trainando con lo shotgun. La vita è sempre bella, ragazzi, anche se ti devi trainare Gabriel con lo shotgun per 15 km. Prossima volta 3 shotgun, uno per Gabriel, uno per Gaia e uno per Luisa. Alterniamo gli ormai consueti campi di grano e di mais che ondeggiano al vento in queste ampissime pianure a tratti di bosco. A betaie, ponticelli in legno, curve, strappetti e discese. Davvero stupendo. Circa 5 km dal campeggio, il paesaggio è veramente stupendo, in questo tratto c'è una varietà paesaggistica pazzesca. Direzione Slovenia, oggi giornata stupenda, cielo azzurrissimo, unico problema è che lungo questa strada ci sono pochi campeggi, ce n'è uno solo, che è tra 15 km, quindi tra breve. O bivacchiamo oppure non lo so. Anche oggi super pedalate, viaggiamo quasi solo su sterrato costeggiando il fiume. Il paesaggio è davvero particolare, la Drava qui è maestosa e scorre in un'ampia pianura incastonata tra massicci. Sulla nostra destra si stagliano proprio le Caravanche, affascinante catena che ci separa dalla Slovenia. Abbiamo trovato un altro laghetto balneabile meraviglioso. Visto che fa un caldo pazzesco adesso ci buttiamo per rinfrescarci. Continua la nostra pedalata tra meravigliosi ruscelli e verdi prati. Data la giornata davvero stupenda, decidiamo di galvanizzare i bambini e raggiungere il campeggio più lontano, facendo una deviazione verso Klotinersee. Qui raga, anche io mi metto qua. Oh my god! Correndo all'interno incastonata da meravigliose rocce. Ivan? Vai, io sono più
filmando perché è troppo bello. Niente, due videomaker praticamente. Si pedala? Non vedi l'ora di mettere la shotgun? Poi anche tu un bruchetto dolce. Gabri, che mangi? Bruchetti proprio veri, mamma! Bellissimo! Bruchetti veri, baby! Per non guardare giù. Stiamo passando in mezzo a un piacevolissimo bosco che ci sta proteggendo dal ciocco del sole, perché stiamo pedalando stamattina nel ciocco del sole. Ma c'è questo problema, che siamo circondati dai tafani, quindi adesso dobbiamo cominciare a correre per essere più veloci di loro. Appena ci si ferma veniamo letteralmente divorati. Ragazzi, ce la faremo a sopravvivere? Non lo so. Ce la faremo. Pausa gelato. Ci mancano gli ultimi 5 km per arrivare al Camping Nord. Abbiamo fatto un tratto sterratissimo, molto bello. Sterratissimo. Cosa? Sterratissimo. Abbiamo fatto un tratto sterrato, molto bello. Eravamo proprio sotto il sole cocente. Adesso mi faccio un bel magnum. Gabri si fa un bel twist. Gaia si fa un bel twist. E Luisa un altro bel magnum. Ed ecco l'ultimo sforzo per raggiungere il campeggio. Ragazzi, qua sta grandinando pesante. Ma qua è una grandine a stella. Data la situazione, il titolare ci offre un riparo per la notte nel solarium del camping. Spettacolo! Il giorno successivo decidiamo di dare tregua ai bambini e ci divertiamo ad un parco avventura. Abbiamo raggiunto l'altro camping e anche stasera si mette male. Forse riusciamo a scroccare anche oggi una stanzetta dove piazzare i sacchi a pelo e i materassini e dormiamo senza montare le tende, che sarebbe l'ideale, perché così domani mattina abbiamo tutto asciutto e possiamo ripartire per Klagenfurt e farci 25 km. Lasciamo il tracciato della ciclovia della Drava per dirigersi verso Klagenfurt, dove abbiamo prenotato un ostello. Adios Drava! A causa di uno sfortunato intervento di manutenzione della rete ferroviaria, abbiamo purtroppo dovuto cambiare i nostri programmi e abbandonare l'idea di raggiungere la Slovenia. Lasciata la Drava, direzione Klagenfurt. Ci dirigiamo quindi verso Klagenfurt, dove passa un'altra linea ferroviaria che ci riporterà a Dobbiaco. Eccoci al nostro ultimo giorno di pedalate. Ma che cavolo, che è? È una salita mortale! Paura, Luisa, ragazzi, si è spaventata. No, c'era una nuvola pazzesca, sta lampeggiando, se fai temporali della volta scorsa non è bello. Rifugio al Penny Market, perché Klagenfurt è là, proprio là sotto. Dopo il super temporale ci muoviamo verso Klagenfurt. Ora mancano davvero pochi chilometri. Siamo entrati a Klagenfurt e stiamo attraversando la zona commerciale, penso, ci sono un sacco di negozi. Ci dirigiamo all'ostello, che penso sia in centro, ci mancano ancora quasi 3 km e finisce il nostro super viaggio! Eccoci all'ingresso dell'ostello che ci ospiterà stanotte. Ostello Mapigliaru, forse si chiama così. E qua, in questo luogo,
finisce il nostro super cicloviaggio che abbiamo fatto lungo la ciclovia della Drava. Bellissimo ragazzi, da rifare e arrivare in Slovenia stavolta. Bimbi. Peccato perché è 40 km. Super cool, hanno preso macchina del caffè, brioche, okay. Ed è tutto buonissimo, brioche di pasticceria fantastica, al cioccolato. Okay. Nice camera! Segni che la vacanza è arrivata al suo fisiologico termine, occhiali autoportanti che adesso finiranno in pattumiera. Canestro. Specchietto della bici, bici caduta, si è spaccato lo specchietto. Questo da buttare e poi infradito super fashion comprate prima di partire, sono finite così, basta, direi che siamo arrivati alla fine.